Non molti, entrando nel Duomo di Salerno, avranno notato quella scritta incisa sullo stipite sinistro della porta centrale della cattedrale. E anche chi l'ha notata non ha di certo capito fosse un'iscrizione in lingua armena e ancor meno compreso cosa significasse. Solo la profonda competenza di Don Matteo Crimella, docente di Sacra Scrittura e studioso di lingue antiche della Facoltà Teologica di Milano, qualche anno fa in visita alla nostra cattedrale, ha permesso di comprendere la natura di quella iscrizione. L'opera di trascrizione e traduzione del docente, ovviamente complessa, ha fatto sì che si comprendesse che siamo di fronte ad una preghiera rivolta all'Apostolo Matteo, lasciata probabilmente da un pellegrino armeno giunto a Salerno per venerare le reliquie del santo. Un messaggio molto toccante che assume anche una valenza particolare in questo periodo di attesa del Giubileo del 2025, intitolato proprio Pellegrini di Speranza. Ebbene, qui a Salerno, sotto i nostri occhi, abbiamo una scritta proprio di un pellegrino armeno, quindi di questa lingua molto affascinante anche, un popolo antichissimo che esprime il suo sentimento di fede e di venerazione al Santo Apostolo Matteo, chiedendo di prendersi cura dell'anima di un certo Daniele. Daniele e di se stesso. C'è scritto letteralmente: Santo Apostolo, abbi pietà dell'anima di Daniele e di me. Quindi è molto commovente se ci pensiamo, è una scritta che parla davvero, cioè parla al cuore di tutti i cristiani, un pellegrinaggio fatto con il cuore aperto alla preghiera, quindi alla fiducia più totale nella Chiesa che abbraccia tutti i santi e martiri di cui noi appunto abbiamo il privilegio di conservare delle spoglie, ovviamente parlo dell'Apostolo San Matteo. Dunque racconta della vita, della storia della Chiesa. Ecco perché è importante che noi salernitani e tutti i visitatori, tutti i turisti che vengono qui possano godere per un attimo della conoscenza di un messaggio tanto semplice quanto profondo e significativo. La memoria degli apostoli è fondamentale per la Chiesa di tutti i tempi e fin dall'inizio comunque la catena apostolica è stata il riferimento della ecclesialità delle diverse comunità. E che a Salerno appunto arrivassero dei pellegrini anche da lontani paesi proprio per venerare San Matteo, da una parte appunto sottolinea il valore ecclesiale appunto della presenza dell'Apostolo Matteo nella nostra arcidiocesi e poi anche il valore di una custodia che ci onora. L'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Cerno, in collaborazione con la Fondazione Alfano I, ha inteso valorizzare l'iscrizione pubblicando un opuscolo bilingue che racconta e descrive il significato dell'iscrizione. Tale pubblicazione è stata presentata sabato 25 maggio presso il portico del Duomo e contestualmente è stata inaugurata una colonnina descrittiva che consentirà ai visitatori di interpretare l'incisione. L'evento è stato arricchito da una conferenza in cattedrale tenuta dall'arcieparca di Costantinopoli degli Armeni, Monsignor Levon Zekian, luminare di storia e spiritualità armena, che si è soffermato sulla presenza del popolo armeno a Salerno e in Italia. All'incontro sono intervenuti l'arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, la consigliera comunale Vittoria Cosentino, la teologa nonché promotrice dell'evento, la professoressa Lorella Parente, e il vicepresidente della Fondazione Alfano I, Don Ugo De Rosa. Sembra incredibile, praticamente la presenza degli armeni in Italia è molto antica e anche estremamente diffusa, cioè in tutti gli angoli della penisola, inclusa la Sicilia, gli armeni erano un po' quasi ovunque. Complessivamente abbiamo avuto in Italia più di 40 chiese, monasteri, scriptoria, cioè che oggi come oggi non potremmo neppure immaginarci. Purtroppo tutti questi monasteri, queste chiese sono in un contesto medievale
quasi tutte o la maggior parte, perché poi in età moderna abbiamo avuto, il mondo era cambiato, il Medioevo era fatto di pellegrinaggi e questi sono soprattutto pellegrini, monaci, anche accompagnati a volte da mercanti, ma in prevalenza monaci e pellegrini che poi andavano fino a Compostela. Invece con l'era moderna inizia il commercio, eppure gli armeni sono tra i protagonisti del commercio mondiale e l'Italia è uno dei punti di riferimento fondamentali. Così per esempio fiorisce molto nel 6 e 700 la comunità armena di Livorno. Non parlo poi di Venezia, che ha mantenuto sempre una presenza armena fin dal Medioevo, fin quasi dalle fondazioni, e fino all'epoca recente. E poi, nell'epoca diciamo più recente, cioè a partire dal 700, Venezia ha ospitato la congregazione dei padri armeni mechitaristi, di regola benedettina, di tradizione benedettina, che perdura anche fino ad oggi. Qua nei dintorni un'altra cosa che voglio ricordare è l'eremo di Cava, che è stato diciamo la testimonianza del monachesimo armeno medievale più longevo in Italia.